Si torna in pista, belli. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati su MotoGP e questa volta andremo ad affrontare il Giappone. La sfida con Masià è accesissima. Andiamo a vedere la classifica. La situazione è abbastanza devastante, perché siamo lì, mancano soltanto 4 gare e una di queste 4 è proprio il Giappone. Io vi dico ragazzi, ovviamente vi ricordo sempre di guardare se siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale quindi se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un video del canale. Fatela suonare questa campanellina perché è sempre molto importante attivare le notifiche sul canale per ragazzi stare sempre aggiornati su tutto ragazzi, su tutto. Quindi mi raccomando ragazzi, un bel like, un bel commento, attivate le notifiche e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ora andiamo alle prove libere in Giappone. Allora, avere Nepa davanti mi dà la possibilità di capire se sto bene o male andando bene o male. Vedo lui che sta andando abbastanza bene. Bella, bellina. Non posso dire nulla, questa l'abbiamo presa abbastanza bene. Vorrei fare molto di più ovviamente, ma mi rendo anche conto che è una pista molto tecnica, molto tosta. È veramente molto tecnica questa pista qua. È infame soprattutto, guarda qui. Tagliata troppo, devo prenderla più larga in realtà. Però lui è ancora qua e questa cosa qui mi sembra scandalosa. Fantastica questa, bella. Dai, dai. Si può fare molto di più, ragazzi. Si può fare molto di più. Io adesso ancora, secondo me, non sto facendo un buon giro. Eccolo qua, infatti. Perfetto, dai, gestiamola un attimo. Bellissima. Ma allora, vi devo dire la verità, questo giro qua non è andato male, però nonostante tutto sento che... Non ci siamo. Non ci siamo. Eppure abbiamo superato quello che avevamo davanti, gli stiamo facendo un culo improponibile, guardate. L'abbiamo praticamente brasato, però c'è qualcosa che non torna in tutto ciò. Anche questa secondo me è fatta molto bene. Cosa? Ragazzi, vediamo quanto avevo fatto. 2-3-5 avrei fatto. Avrei fatto 2-3-5. Mi ha fatto il giro non valido anche questo? Ma perché cosa? Di quanto ho tagliato, scusa. Siamo comunque passati nelle Q1. Per adesso è l'ultimo treno? Oh, porca miseria. Vabbè, proviamo a tenere ancora queste qua e vediamo di fare il massimo possibile, ragazzi. Ovviamente ragazzi, a voi vi sembrerà che sto andando benissimo, ma in realtà gli altri forti devono ancora scendere in pista e fare il proprio giro, quindi occhio a gasarsi in questo momento perché serve davvero a poco. Ma questa è troppo brutta, raga, ma com'è sta? Spero di averla fatta bene. 1.58, 59, 2. 1, 2, 3. Uff. 2, 3, 5. Dov'è Masià? Erano le Q1. Erano le Q1. Non ho più treni di gomme soft, le ho già sprecate tutte e tre, me ne manca solo uno che poi vorrei provare ad utilizzare in gara, magari non voglio sprecare adesso. Però scusatemi,
effettivamente potrei provare ad usare le posteriori, mettere quelle nuove. Però ragazzi, no, no, dai, erano le Q1, io mi sono gasato per niente. Queste sono le figure di merda, altro che Yamanaka davanti, ma noi dobbiamo fare la nostra gara, le nostre sensation. Ma dove è andato Yamanaka pur di schivarci? Bello! Non ha capito con chi ha a che fare questo qua. Dai che andiamo. Dai ragazzi, dai, 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 dai. Prestigiosa anche questa, prestigiosa. Andiamo avanti così, ragazzi. Porca merda. Però qua non... qualche millesimino forse ci ha fregato, ma neanche più di tanto. Se avessi fatto una mezza curvettina lì sull'erba, proprio a terra proprio. Ma invece ce la stiamo giocando. Grande curva qui. Oh, bella. Pecchiamo sempre un po' nell'uscita. Ci darà molti problemi questo in Moto 2. Ma per il resto. Troppo, troppo al ketchup questa curva. Cioè, non va bene. Cosa vuol dire al ketchup? Bella. Questa chicane qua è potentissima. È potentissima. 2, 3, 4, ragazzi, pole! Pole position! Ragazzi, nonostante la pole, Masia è terzo. Io ero già gasatissimo che non si era quelli. Ma perché quella figura di merda? Twin Ring, Motul, Boteji. Un altro nome? Ragazzi, autonomia stimata, 6 giri, lunghezza di gara 5. E... va bene così, dai, andiamo, ragazzi. Andiamo. Masia è lì, alla terza posizione. Dobbiamo stare concentrati. Fare una bella partenza. Oh! Complimenti a Fenati, credo sia, per forza. E infatti. Ma che mi brasano tutti, ma loro devono frenare. Però avete visto che... merda, merda, ok. Abbiamo rischiato di cadere qua. Loro dovevano frenare, ragazzi. Quindi siamo comunque riusciti a stare al passo. È la miseria. L'ho presa davvero così male? Ok. Dai. Ma via che gara. Masia davanti. Però non è primo. Non è primo. Ed è questa la cosa più importante a mio parere. Perché? Perché? Concentrati. Fai come se fosse una qualifica. Stiamo tenendo ovviamente tutti quanti, a mio parere, Power 2. Tutti quanti i piloti in gara, a mio parere, in questo momento sono sul Power 2. Dobbiamo ovviamente sfruttare alla grande questa situazione perché... non possiamo poi, quando mettiamo Power 1, giocarcela in maniera diversa. Attenzione, c'è un incidente dietro. E infatti, si vede dalla mappettina, qualcuno è rimasto dietro tutti. Attenzione, dobbiamo stare sempre... oh, presa malissimo, è brutta anche. Guardate però anche loro come si sistemano. Anche loro le prendono malino a volte, eh. Bene, bene. Però brutta, brutta questa parte di gara. Ho sbagliato questa curva qui, ho perso veramente troppo. Brutta, brutta. Qua poteva andare meglio. Metto Power 1 in questa serie di curve. Metto Power 1. Ok. Qua Power 2. E andiamo di nuovo. Proviamo a gestircela nel miglior modo possibile. Power 1 ancora e via. Bella questa, l'hai fatta bene. Power 1 per adesso, perché ci sono una serie di curve importanti. Qua potevo metterlo il Power 2, sinceramente. Ma vediamo di gestircele. Bene.
Troppo. Potevo lasciarla andare qua. Però gli altri li abbiamo staccati, signori. Una sfida a tre. È una sfida a tre adesso. Gli altri li abbiamo staccati di brutto, eh. Devastante, però. Mamma mia, che bello, però. Averli davanti, sempre lì. Secondo me una piccola possibilità ce l'abbiamo. Secondo me una piccola possibilità ce l'abbiamo. Proveremo nell'ultimo giro a gestircela meglio, alla grande. Bella questa serie. Oh, l'hai fatta bene, l'hai fatta bene. Accelera ora. Bravo. Aggredisce Miracle Man le curve. Che garina, signori. Che garetta. Aggredisce le curve. Miracle si sta avvicinando. A volte si avvicina, a volte no. A volte si avvicina, a volte no. Dipende da come prende la curva. Dipende da come dà il gas. Masia sente la pressure di Miracle Man. Anche Fenati, a mio parere. Vedo che Barcol si devono sistemare. Stanno anche loro sbaglicchiando qualcosa in alcuni punti. È una gara bella perché secondo me loro sentono la pressione. Una delle gare secondo me più belle che abbiamo fatto finora, perché non siamo assolutamente staccati da loro più di tanto. Stiamo facendo una gara degna. Guardate qua che bella questa. Bello, bello, bello. Ed eccoci qua. Vicinissimi. Attenzione, qua rischiamo un po'. Non è male, non è male. Power 2 ora. Power 2 ora. Stiamo dietro a Masia. Prendiamo la scia di nuovo. Dovremmo avere più accelerazione di lui. Ma però anche lui ha la scia di Fenati. E quindi è un po' così e così la situazione. Cioè, è Fenati che dovrebbe non avere la scia di nessuno. Però vabbè. Ci siamo, ragazzi. Siamo usciti abbastanza bene. Siamo ancora dietro di loro. Masia. Ci sono dei punti della pista dove possiamo intervenire. Rischiosissimo, ma ci siamo. Bello, bello, bello. Ancora Power 2, ancora scia. Ragazzi, è una gara devastante, se posso. Oh! Porca merda, l'ha frenata bene lui. L'ha fatta bene lui. Qua c'era la possibilità di andare, ragazzi. Peccato. Ora mettiamo il Power 1 per gestire queste curve, ma... Porca miseria, avevamo una possibilità, ce la siamo lasciata scappare come dei pirloni. No, no. Rischiosissimo qui. Anche qua troppo nervosismo, troppa agitazione adesso. E pecchiamo di nuovo in agitazione, ragazzi. Bella gara. Peccato davvero per com'è il risultato in questo momento. Perché siamo veramente a un passo, a un secondo da Masià. E vederlo che fa più punti di noi, pochi però, perché comunque secondo e terzo, quindi non è che può prendere tutto sto vantaggio. Però vedere questa cosa qui un po' dispiace, perché abbiamo avuto la possibilità di superarlo in 3-4 occasioni. E non ce l'abbiamo fatta, e questo un po' mi dà fastidio. Anche stavolta questa ha presa benissimo. Oh, toccatina su Masia, attenzione. Questa è brutta. Questa è brutta, signori. Questa è brutta. Toccatina su Masia. Poteva voler dire qualcosa di importante, ma... podio. E abbiamo fatto il giro veloce. Podio, signori. Podio. E Masia è lì. Fenati primo, giusto, giusto. Bravo Romano. Però ragazzi, che gara. All'ultimo toccatina su Masia, eh. Ed eccoci qui. Ed eccoci qui, quindi che recupera qualche punto Masia. Mancano soltanto 3 gare. Che cacchio di sfida. Buono ragazzi. Buono il podio qua, ragazzi. Non ho niente da dire, davvero. Non ho niente da dire. Buonissimo, buonissimo il podio. In Giappone è qualcosa di veramente epico. Saranno gare veramente difficili le prossime, lo so. Però gran lavoro. Gran lavoro e grande soddisfazione. Ragazzi, Phillip Island, Sepang e Valencia. Io ragazzi spero che questa gara vi sia piaciuta, nonostante il terzo posto che per me va benissimo. Spero davvero che vi sia piaciuta, ragazzi, questa gara.
Io vi ringrazio veramente di tutto, di tutto il supporto che state dando, della crescita del canale. Ragazzi, continuiamo a far crescere il canale. Dai ragazzi, continuiamo così. Spargete la voce, parlatene con gli amici, con i colleghi di lavoro, con tutti ragazzi. Io vi ringrazio davvero tantissimo e vi do appuntamento al prossimo video su MotoGP, perché ci saranno le ultime tre gare, quindi manca pochissimo, e poi vediamo la nuova moto, la nuova tuta, il nuovo casco e la Moto2. È tutto nuovo. E come vi dicevo, i colori della moto voglio mantenerli in qualche modo, quindi non voglio fare ancora tutta la personalizzazione come ho fatto qui. Preferisco mantenerli. Quindi ragazzi, un abbraccio, un bacione, e noi ci vediamo nel prossimo video con la carriera di Miracle Man in moto GP. No, in moto 3. E poi vedremo. Moto GP 20, dai. Bella.